Le nuove misure varate dal governo nazionale al momento sembrano non riuscire a contrastare l'aumento dei contagi. In molte regioni italiane nel mese dell'introduzione del Super Green Pass i casi di positività sono aumentati. In aumento anche in Sicilia, dove sono stati ben 2087 nuovi casi di contagio, accertati in un solo giorno, a fronte di 18.154 tamponi processati. Il tasso di positività sta al 10,5%. La Sicilia si trova all'ottavo posto per contagi, dopo Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Veneto e Campania. Gli attuali positivi sono 29.864, con un aumento di 1.335 casi, e guariti sono 732, 20 le vittime. Sul fronte ospedaliero sono 738 ricoverati, 81 quelli in terapia intensiva. Il contagio nelle singole province vede Palermo con 600 casi, Catania 457, Messina 299, Siracusa 165, Trapani 81, Ragusa 131, Caltanissetta 96, Agrigento 250, Enna 2. Noi oggi ci troviamo ad avere una crescita importante dei contagi come in ogni parte d'Italia. Questo significa che dobbiamo prepararci ad accogliere al domicilio tantissime persone, perché come i bollettini recitano giornalmente, la gran parte di questi soggetti o sono asintomatici o paucisintomatici o comunque isolati al domicilio. C'è un primo tema che riguarda la diagnosi e quindi abbiamo dato disposizione, domani ci sarà un incontro con l'Ordine Nazionale dei Biologi, per dare a tutti i drive-in un numero adeguato di biologi per poter rafforzare l'attività, quindi raddoppiare il numero dei drive-in in tutta la Sicilia, potendo così destinare i medici che sono impegnati nell'emergenza alle visite domiciliari e alla realizzazione dei vaccini domiciliari. Avremo possibilmente una nuova zona di contagio, che è quella lì derivante da un numero significativo di soggetti che non hanno ancora fatto la terza dose. E per questo domani si riunirà il Comitato Tecnico Scientifico della Regione per aggiornare i criteri che riguarderanno la colorazione delle singole realtà comunali e quindi una rivalutazione del rischio.